Continuano gli appuntamenti elettorali del candidato sindaco di Trapani, Piero Savona. Oggi alle 19 comizio a Villa Rosina in via Aurea, di mentre alle 21.30 Savona si sposterà in piazza a Locogrande. Domani, venerdì 2 giugno, alle 19 appuntamento con i residenti di Rione Cappuccinelli, alle 21.30 con quelli di Fontanelle Sud Milo. Questo pomeriggio, a partire dalle 18.30 all'Hotel Tirreno di Pizzolungo, ci sarà una manifestazione della lista Concetta Montalto Sindaco del Movimento Nati Liberi, a cui parteciperà la candidata alla carica di primo cittadino di Erice assieme ai candidati per il Consiglio Comunale. Sempre dal fronte ericino, domani il candidato sindaco Luigi Nacci alle 19 sarà ad Erice Vetta in piazza Umberto I, dove terrà un comizio. L'indomani, sabato 3 giugno, sarà invece a Napola e domenica alle 19 a Villa Mocarta. Proseguono intanto gli incontri della candidata a sindaco Daniela Toscano nei vari quartieri e frazioni del comune di Erice. La scorsa sera ha tenuto un comizio in via Marsala nei pressi della chiesa Madonna di Fatima, mentre questa sera alle 19 terrà un incontro con le associazioni sportive. Pesca ed agricoltura sostenibile sono stati i temi principali dell'incontro che si è svolto ieri nei locali del Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle, a cui hanno preso parte, tra gli altri, la portavoce al Senato Daniela Donno, la portavoce all'ARS Valentina Palmeri ed il candidato sindaco di Trapani Marcello Maltese. La Sicilia e specialmente i pescatori che hanno le attività artigianali, e quindi parlo anche della pesca professionale. Ci tengo a precisare che purtroppo la Sicilia risente moltissimo di una mancata ripartizione delle quote tonno. È un pescato che è molto importante, purtroppo il Mediterraneo subisce ancora una volta l'egemonia dei governi centrali e il diktat da parte dell'Europa. Dobbiamo smetterla, dobbiamo dare un aiuto vero e fattibile per tutte quelle persone che della pesca ne fanno un proprio lavoro e una propria professione. Bisognerebbe approntare un piano sinergico di strategie, una vera e propria strategia appunto di uscita da questa crisi, che è quello che stiamo facendo a livello regionale, un progetto, uno studio che parte dalle criticità della nostra agricoltura per poi arrivare alla fuoriuscita, all'uscita quindi da questo momento di crisi, che sembrerebbe strano parlare di crisi perché l'agricoltura è il settore vocato alla produzione del cibo. Noi abbiamo delle eccellenze famose in tutto il mondo, i migliori grani siciliani, i grani siciliani sono i migliori al mondo, eppure una politica inefficace ha distrutto soprattutto l'agricoltura. Come sotto gli occhi di tutti. In molti si chiedono se la piazza mercato del pesce potrebbe ritornare quella di un tempo. Ora, su questa cosa credo che sia utile confrontarsi soprattutto con loro, perché poi alla fine sono loro che lavorano in questi luoghi e quindi devono trovarsi a loro agio e devono anche poter trovarsi in condizioni anche di facilità. Noi abbiamo valutato insieme a loro delle possibili soluzioni, che siano questa era una delle possibili soluzioni, ma ovviamente è complicata da attuare nel breve periodo, ma sicuramente c'è anche la possibilità di utilizzare i locali dell'attuale mercato all'ingrosso, che per un certo periodo, per alcuni anni, ha ospitato anche il mercato al dettaglio, che sarebbe più rapida probabilmente come soluzione da trovare con la cooperativa che attualmente gestisce l'ingrosso e che tra l'altro permetterebbe a tutti immediatamente di tornare a lavorare in un luogo sicuro, pulito e dignitoso. Festa della Repubblica all'insegno dell'ecologia per i grillini che domani mattina a partire dalle 9.30 ripuliranno la tonnara tipa. Alle 17.30 invece arriverà in città il presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza RAI, Roberto Fico. L'appuntamento è nella piazza di rilievo. Il parlamentare si sposterà poi ad Erice Vetta. Questa sera alle 22 il senatore Antonio D'Alì, candidato a sindaco di Trapani, terrà un comizio in via Conte Agostino Pepoli dietro la fontana dell'abbeveratorio. Prevista la presenza dell'onorevole Nino Oddo. È sempre in tema di appuntamenti elettorali, ma dal fronte delle amministrative ericine, oggi alle 19 il candidato sindaco Maurizio Sinatra terrà un incontro nel suo comitato di via Manzoni assieme a Louise Françoise Locci, candidata con Alleanza Civica per Erice.